18 giugno prossimo venturo a Mirandola è stato organizzato l'Open Day in una collaborazione tra l'azienda sanitaria di Modena, il comune di Mirandola e le associazioni di volontariato del territorio, per permettere ai cittadini non solo di conoscere le strutture sanitarie, ma anche di relazionare con i professionisti e i volontari organizzati nelle loro associazioni che quotidianamente lavorano per il benessere della nostra comunità. Quest'anno l'Open Day ha la peculiarità di aver organizzato 4 percorsi narrativi. Ogni percorso avrà uno spirito guida, un filo d'Arianna che condurrà il cittadino in 4 ambienti di cura e di presa in carico diversi. E precisamente un percorso narrativo riguarderà il punto nascita, un secondo percorso la frattura di femore, il terzo percorso il superamento del fumo, del tabagismo, il quarto percorso lo screening del cancro colorettale. Cosa vuol dire tutto questo? Che cosa sta a significare? Cosa stanno a significare questi 4 percorsi narrativi? Stanno a significare il superamento del governo, della frammentazione dei servizi, per riuscire ad arrivare alla gestione della presa in carico del cittadino e quindi della capacità dei servizi di condurre il cittadino da un setting all'altro senza soluzione di continuità e prevenire al cittadino il malessere della complessità e del disorientamento. Accanto a tutto questo ci sarà la piazza del benessere, cioè abbiamo mostra fotografica dei nasi rossi, la clown terapia all'interno dell'ospedale, la mostra fotografica di chi è riuscito a superare la dipendenza da fumo e poi tutti i volontari che insieme agli stessi operatori del servizio sanitario parleranno di corretti stili di vita e quindi di movimento, di sana e corretta alimentazione, no alcol, no fumo. Ci sarà una simulata di una chiamata del 118 e ci saranno anche simulazione di interventi per mantenere il basic life support, cioè le funzioni vitali, nei momenti di grave criticità per il cittadino. Vi invito quindi tutti a partecipare a questa interessante iniziativa, che è un'iniziativa di comunità, non c'è un dentro e un fuori, ma c'è un continuum in cui i servizi sanitari, il volontariato, l'amministrazione si mettono a servizio del bene più prezioso, che è il bene della salute per ciascuno di noi.